qua Zedo Jackson, bentornati sul mio canale. Siamo ancora qua con la nostra carriera con il Parma. Come sempre, prima di iniziare, qua sotto in descrizione troverete il link per scaricare gratis OneFootball. Vi ricordo comunque che la miglior app calcistica per rimanere sempre aggiornati con tutte le notifiche riguardanti il calcio. Detto ciò, ragazzi, siamo qua ancora con la nostra carrierina fantastica con il Parma. Siamo scesi perché comunque hanno giocato tutte le altre squadre, quindi possiamo vedere che la classifica ora come ora ci fa arrivare quinti a 8 punti, la Juventus è a 9 punti, la prima è la Lazio e ne ha 12. Noi saremmo potuti benissimo essere a 10 punti, quindi secondi, però la SPAL ha deciso di farci gol al 92esimo nello scorso episodio. Detto questo, ragazzi, andiamo a giocare adesso fuori casa contro la Sampdoria. Sarà una partita molto molto difficile. Sì, ho ancora questo problema, non lo so perché cavolo di motivo, non ne ho idea. Però sa di fatto, ragazzi, che non ci interessa perché in campo non c'è tanto questo problema e andiamo subito in campo, non voglio perdere altro tempo, voglio subito tre punti. Ok, partita iniziata. Questa sarà abbastanza difficile perché comunque la Sampdoria è una squadra che sa cosa vuole. Poi tra l'altro giochiamo a Genoa, quindi proveremo come sempre a lottare per una vittoria, però qua, attenzione! Ma stracoscia, ma che problemi mentali ha? Boh, veramente, non ne ho idea, ragazzi, 1-0 Sampdoria. Cioè, è già il secondo gol che si fa fare così e prendiamo per colpa sua. Io sto rivalutando Plizzari. Sapete cosa? Magari alleniamo Plizzari e stracoscia lo vendiamo, ci facciamo tipo 50 milioni perché è un 83. Comunque dai, la partita è appena iniziata. Arpe allarga dentro subito Talisca. Talisca, non cagartelo, Talisca. Bello, Davis adesso. Davis dentro per Arpe che la può rimettere dentro per Davis. È così! Pareggio subito, immediato. Davis, che coppia comunque, oh, Davis Arpe. Si cercano, si trovano, fa gol uno, fa gol l'altro, assist di uno. 1-1 comunque, dopo 15 minuti, subito il pareggio. Qua la difesa della Samp si fa aprire in due come una cozza. Arp la mette dentro per Davis, chiude così il triangolo. Secondo gol in Serie A per Davis, 1-1. Talisca, eccolo qua, allarga ancora per Davis. Davis può entrare in aria di nuovo, Davis riesce a entrare in aria. Perde il pallone, Renatino Sanchez. Talisca, da lì può anche andare al tiro. Infatti il tiro, brutto però. Arp aspetta la sovrapposizione di qualcuno. Arp, dai che è ancora tua. Ok, l'importante è che non l'abbiamo perso. Talisca dentro, a cercare Arp, non ci arriva. Talisca, bello così. Ancora Davis, sta per entrare in aria. Davis dentro, a cercare Arp. Non ci credo però, Arp, ma non... disperati perché ti devi disperare dopo questo errore. Comunque, oh, stiamo attaccando veramente in modo selvaggio, guarda. Renatino Sanchez, i miei giovani stanno crescendo. I miei giovani sono cresciuti adesso. Occhio alla Samp! Che culo la tra... Cosa fa questo? È pazzo quello! Talisca, dai, partiamo in contropiede. Tonali, Correa, se scatti magari... Talisca perfetto per Arp. Arp! Arbitro! Ma dai! Talisca adesso. Occhio perché ci potrebbe essere un bel contropiede. Arp! Bellissimo questo passaggio, ma Talisca si è andato a schiantare col difensore. Occhio alla Samp, adesso il tiro, stracoscia. Cioè, quelle difficili le para come se fosse tipo... boh, un passaggio. E poi i passaggi tipo gol. Davis. Davis, Tonali. Ok, ok, Arpino. Ok, di nuovo. Davis. Ancora Arp, i due si cercano però. Occhio alla Samp, Caprari. Caprari può andare al traversone, pallone che resta lì, via. Orco zio, via sto pallone, vi ho detto! Guarda che ora ci segnano! Calcio d'angolo, Gaston Ramirez. Talisca di testa. Occhio. No, che cazzo è successo lì? Tonali. Tonali. Dai, fatti vedere, Davis. Fatti vedere che te la teniamo subito. Bello così, Davis. Bello così. E questo deve essere il gol, per forza. Deve essere il gol, per forza. Davis. De Marcos, pallone ancora nostro. Dai, 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 qualcuno che si faccia vivo. Ok, grandissimo De Marcos intanto. Bello così, Davis, dentro, Arp, in aria, sì, sì Arp, ma è un fenomeno comunque Davis. E poi anche Arp le sta mettendo dentro tutte quest'anno. Davis e Arp, che coppia, la coppia che scoppia, Davis e Arp, mamma mia che azione. C'è anche da dire che De Marcos ha fatto comunque iniziare l'azione,
quinto gol in Serie A. Cioè, e niente ragazzi, siamo al 92esimo, facciamo il rinvio lunghissimo qua con Stracoscia. Arp, tra l'altro, ci arriva pure, ma finisce qua, 2-1. E questo vuol dire tanto perché è una partita, cioè era una partita difficilissima, una partita fondamentale da vincere. Siamo andati a Genova contro la Samp, una Samp che comunque ha giocato le sue carte, ha fatto una bellissima partita. Grazie a Davis e ad Arp l'abbiamo portata a casa. Quindi altri 3 punti importantissimi fuori casa, questa volta contro la Samp. E siamo secondi con 5 partite, ovviamente ancora tutte le altre squadre devono giocare, però 11 punti stiamo tenendo passo Champions. Ok, adesso siamo in casa contro l'Udinese. E anche qua l'Udinese quando vuole comunque sa far male, però comunque stiamo giocando bene, quindi i giocatori potrebbero continuare questa scia di vittorie e di buone partite, di buone prestazioni. Ok ragazzi, tutto pronto, Parma-Udinese. Andiamo per la seconda partita dell'episodio. Arpe, ancora dentro per Davis. Davis ed Arpe sono una cosa assurda. Davis qua, entra in area. Davis! Vicinissimo all'1-0 dopo 2 minuti. Occhio adesso all'Udinese. Good! Stracoscia, good! Renato Sanchez, Davis, molto bene. Talisca aspetta la sovrapposizione di qualcuno, invece rientra per Tonali. Qualcuno che si faccia vivo, Correa, fuori gioco. Correa ragazzi, messo come esterno, non lo so, non mi convince. Non mi convince tantissimo. Cioè, vedete, lui fa movimenti da prima punta. Arpa adesso invece, bellissimo per Davis, non riesce a prenderla però. Occhio, adesso c'è un corner, l'Udinese con Macis prova, salta il nostro giocatore ancora, però c'è Naldo con i suoi 2 metri e la sua testa pelata. Attenzione, Naldo qua rischia. Comunque riusciamo a ripartire in contropiede con Talisca e passaggio abbastanza scontato. Oddio Davis, che fenomeno! Renato Sanchez, ancora per Davis. Davis contro Ali Adnan. Davis lo punta, lo prova a superare, ancora Davis. Talisca adesso, porta palla, chiede l'1-2 con Arp e lo ottiene. Talisca dentro per Davis contro Ali Adnan. Davis lo punta, Davis dentro, il passaggio però non è dei migliori. De Marcos, bellissimo per Arp. Arp, attenzione, aspetta l'inserimento in area di qualcuno, il traversone. Da quella parte c'è Sandrino Tonali che prova a schiacciarla di testa. Ok ragazzi, Udinese Barak. Barak dentro Macis, Stracoscia, bravo. Grandissimo Correa che resiste alle cariche, ancora Correa con una skill, prova ad andare, dai Correa che la prendi. Sandrino Tonali aspetta la sovrapposizione di Correa che arriva, Correa contro Ter Avist, Correa ancora una grandissima skill, Correa, che fallaccio qua, giallo. Talisca dalla punizione, cioè dalle punizioni dovrebbe saperle mette perché ha tipo 88, una roba del genere. Ecco, infatti 88, ho detto proprio giusto. Vediamo un po' Naldo, se non erro anche lui comunque le sa battere. Naldo ha 73, però ha più potenza. Proviamo con Talisca, non lo so, raga, non lo so. Tanto non sono capace a battere le punizioni. Angolo. Traversone! Oh! Chi è che ha fatto gol? Non mi dire che ha fatto gol Arp di sforbiciata perché non ci credo. Cioè, non ci credo neanche se lo sto vedendo. Perché esulta Arp? Non mi dire che ha fatto veramente gol Arp di sforbiciata, ragazzi. Non me lo dite. Non ci sto credendo. Fammi un attimo rivedere. L'ha presa veramente Arp? Oddio. Oddio. Che gol in rovesciata ha fatto? Arp. Clip di gioco registrata. Minchia. 1-0, raga. Cioè, è arrivato in una maniera assurda. Però siamo in vantaggio. Cioè, questa è la cosa più importante. Del resto, mi hanno fatto tipo 15 gol in sforbiciata, rovesciata, in tutti questi modi. Almeno uno fatemelo fare. Tio Hernandez, porta palla, Tio Hernandez. Bello per Anderson Talisca. Oddio, la prende? La prende? Sì che la prende. Grandissimo. Anderson Talisca adesso. Dentro per Correa, la fa passare, ancora nostra, sì, Correa, Renatino Sanchez, fallo? No, Arp, allarga per Correa,
punta ancora l'uomo Correa dentro a cercare Harp. Ragazzi, ho la videocamera scarica, quindi nel caso vi faccio vedere i gol dopo, non lo so, me la vedrò dopo in post editing. Intanto qua, se non ero, era già munito, era lo stesso di prima. No, Mandragora era incazzato perché non siamo riusciti a comprarlo. Talisca, bello per Renatino. Harp si gira, è in aria, il tiro, traversa di Harp. Ancora pallone nostro con Harp. Renato Sanchez da lì, può andare al tiro, pallone che resta lì, attenzione. Cos'è, calcio d'angolo? Un altro calcio d'angolo, ancora Talisca, ancora per Renato, sì, per Harp, ma... Occhio ragazzi, siamo al 90° e c'è Davis in aria. Davis può andare anche alla conclusione, para facilmente Musso, ma dovrebbe terminare adesso la partita. Lancio lunghissimo, Tonali tra l'altro la va a prendere, dovrebbe essere finita. Vinciamo anche questa 1-0. Quindi arriva un'altra super vittoria. E raga, guardate un po' dove siamo in classifica. Siamo primi in classifica. E nessuna squadra ha giocato una partita in meno. Siamo primi in classifica. Squadra imbattuta fino adesso. 12 gol fatti, 6 gol subiti, 14 punti. E nel prossimo episodio, raga, andremo ad affrontare la Juventus. La mia rosa sta crescendo moltissimo, ragazzi. Sta crescendo moltissimo. Vi voglio far vedere anche certi giocatori che ancora non ho neanche utilizzato e allenato mai una volta. Ad esempio, Pellegri mi è già cresciuto di 2 da solo. Galeno mi è già cresciuto di 1. Poi Talisca, cioè, mamma mia, mi sta crescendo. Pessina, cioè, l'abbiamo comprato ieri, tipo, e mi è cresciuto già di 2. Cioè... Lo stesso Vigarei mi è cresciuto di 1 e adesso costa 6 milioni e lo abbiamo pagato 4. Cioè, ma capite, sta andando veramente da Dio questa carriera. Quindi, da ZV è tutto. Io vi consiglio di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace e cliccare la campanellina, perché da lunedì a venerdì la carriera col Parma vi accompagnerà alle ore 19 e ci vediamo con il prossimo episodio. Ciao ragazzi!